Siamo al MIICO di Milano, alla prima giornata del Salone del Risparmio. Oggi parleremo di transizione energetica e lo faremo con Francesca Mozzati, Product Specialist di Sycamore Asset Management. Mozzati, la transizione energetica è forse una delle principali vittime del conflitto tra Russia e Ucraina, con molti governi, Italia compresa, che stanno pensando alla riapertura delle centrali a carbone. Conviene a voi investire nella transizione energetica? Il conflitto dell'Ucraina ha ricordato l'importanza dell'indipendenza in termini di fabbisogno di gas fossile dell'Unione Europea. In Italia e in Francia più del 50% del consumo del gas arriva proprio proviene dalla Russia. Quindi l'indipendenza è stata una delle parole più importanti che sono uscite dal conflitto. Le prime reazioni sono state non particolarmente favorevoli alla transizione al pianeta perché abbiamo avuto appunto degli allungamenti, delle proposte di allungamento di alcune centrali di carbone fossile e altre idee che erano quelle di utilizzare del gas naturale liquefatto, che non erano chiaramente delle soluzioni viabili in termini di transizione. Quando si è parlato di indipendenza si è anche però riflettuto ad altre possibilità che erano quelle dell'indipendenza nazionale e la libertà di utilizzo delle risorse naturali di ognuno dei paesi dell'Unione Europea. Abbiamo avuto chiaramente il lancio di questo Repower EU dei 27 membri dell'Unione Europea che da una parte hanno questa volontà di ridurre del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030 e poi chiaramente quello di investire nelle energie naturali e rinnovabili utilizzando delle energie già presenti nel proprio paese, quindi il solare, l'idroelettrico e l'eolico chiaramente. Quali sono i settori maggiormente a rischio e quali invece rimangono un trend secolare da cavalcare? Allora, più che di settore a rischio, parlerei di quelle che devono essere le esclusioni, come ad esempio proprio le energie fossili e il carbone, che sono le esclusioni classiche, dei settori ESG. Eventualmente citerei tutto quello che è, il settore industriale legato proprio alle materie prime o, ad esempio all'acciaio. Io parlerei piuttosto dei settori che devono essere guardati ancora di più in questo contesto. Quando si parla di elettrificazione, bisogna ricordare una cosa importante. Quando si mette un euro nella costruzione di una centrale idroelettrica, eolica o solare, abbiamo un euro da investire, in tutto quello che è reti elettriche e elettrificazione. Quindi è molto importante ricordare che oltre alle energie rinnovabili bisogna guardare tutta la catena e l'ecosistema dei settori che gravitano, intorno alla costruzione di una centrale, quindi le reti, l'economia circolare piuttosto che la costruzione sostenibile, senza dimenticare chiaramente tutto quello che è mobilità verde, come i treni o le biciclette, ad esempio. Un consiglio agli investitori, che strategie dovrebbero seguire per investire nella transizione energetica? Allora, la transizione energetica ed ambientale ricorda chiaramente che bisogna fare attenzione a quello che è il clima, ma ad esempio le emissioni carbone non sono una misura esaustiva, secondo noi di Sycamore Asset Management, per misurare qual è l'impatto sul pianeta e sull'ambiente. Quindi secondo noi bisogna andare più avanti e andare a misurare quelle che sono anche altre dimensioni che impattano la transizione ecologica ed energetica. Quindi, oltre alla qualità dell'aria e dell'acqua, bisogna anche andare a guardare quello che è la biodiversità, il trattamento dell'acqua, il trattamento dei rifiuti. Quindi, noi abbiamo co-sviluppato nel 2015 una metrica che si chiama NEC, Net Environmental Contribution, che è una metodologia olistica che va a guardare tutte le dimensioni che ho appena citato e va quindi a misurare l'impatto ambientale netto di un'impresa, dei suoi servizi sull'ecosistema. Quindi noi abbiamo una strategia che abbiamo lanciato nel 2015 che si chiama Sycamore Europe EcoSolution, che ha un portafoglio molto diversificato, quindi come dicevo all'inizio, che deve andare a guardare tutto quello che è il ciclo di vita di un prodotto e servizio di un'impresa e non soltanto focalizzarsi su quelle che sono le energie rinnovabili, ma andare proprio a guardare tutte le dimensioni che gravitano intorno all'ambiente e alla transizione.